Tutti bentornati sul mio canale. È da un po' che non lo faccio, ma finalmente torno con le super uber scoperte low cost. E stavolta vi ho trovato la perfection. Skincare, make up, corpo, abbiamo di tutto, quindi divertiamoci. Prima cosa, allora, per il prezzo che ha, eh sì, ma vi devo dire delle cose, ma vale la pena. Allora, questa palette si chiama Splashy Candies, è gigantesca. Gigantesca ed è divisa, vedete, in compartimenti. Ha anche dei glitter pressati che io non uso. Ah, allora il trucco ovviamente l'ho fatto con lei. Dunque, i matte sono molto desaturati, quindi secondo me sono perfetti per chi non sa fare le sfumature, ha bisogno di imparare, o chi vuole comunque delle sfumature molto leggere, altrimenti vanno costruite. I metal sono quello che me la fanno adorare. Sembrano in crema, poi alcuni sono un po' simili tra di loro, ma vabbè. È una palette fondamentalmente di pastel, per capirci, no? Ma guardate la bellezza. Saturi, scriventi, metallici, belli. Io oggi ho messo il pesca, è bellissimo. Io li metto col dito, li trovo stupendi e una volta messi lì non si muovono. Ma proprio, ma belli, cioè. Questa palette nel complesso, poi costa, mi sembra l'aveva pagata tipo 12 euro, 10 euro, cioè. Cioè, guardate che belli. Anche per se volete giocare con qualche colore che di solito non usate abitualmente, per il quale non volete spendere della pila, perché dite, Giulia, ascolta, cioè, ci provo, voglio vedere se i colori mi piacciono, se i pastello li uso, se il fucsia lo uso, se mi piacciono metallici, eccetera. Secondo me è un'ottima palette. Io quando l'ho vista l'ho comprata subito e devo dire che sono rimasta contenta. Cioè, per dire, anche. Guardate che bello anche il viola. È bello, è proprio bello. Oppure questo qua che è tipo un pesca chiaro, non so, tipo un'albicocca. Piace da pazzi. C'è questo lilla carinissimo, guardate un lilla roba. Ma guardate che belli. Ok, i matte magari sono carini, ma non da strapparsi i capelli. Sì, vabbè, però nel complesso qui ce n'è da giocare e costa veramente poco. Quindi per me è un veramente un sì, è stata una scoperta della quale sono particolarmente orgogliosa, devo dirvi la verità, specialmente per i metallici. Poi ho trovato un trio per le labbra, esattamente il rossetto che indosso in questo momento. Io sfido chiunque a non dire che sembra che ho le belle labbra più grosse, cioè no, non è vero, perché potrebbe essere una mia impressione, però mi sembra che le faccia un po' più, perché è un matte, ma un matte satinato, per capirci. Allora, si chiama Lips Avocado. Se ci sono altri gusti, li prenderò, non lo so. Sono long lasting e comfortable matte, sono d'accordo. E sono veramente idratanti, cioè proprio piacevoli a tenere su. Sono a matitone. A me i colori piacciono da matti. Io sono in questo momento questo qua. Poi c'è un colore che è quasi un arancio, ma un arancio desaturato. Questo qua, guardate che bello. Sono proprio morbidi, scriventi, belli. Hanno un profumo di frutta che non mi dispiace. Guarda che bello questa! E poi c'è quello che ho su io in questo momento. Ci mettete 2 secondi a me. Guarda che bello! Ci mettete 2 secondi a metterli. Mi piacciono da matti. Voglio assolutamente altri colori. Poi anche questi li ho pagati il trio, mi sembra 10 euro. Ma niente! Quando trovo le cose low cost che mi piacciono, io adoro! Poi proseguiamo. Allora, questo prodotto mi piace un sacco. Questo qua è di SOSU ed è The Ultimate Trio Contour, Highlight and Glow. Lo sbaglio è chiamarlo contour, non è un contour, ci dovrebbe essere scritto Bronzing, Highlight and Glow. Però, bellissimo specchio, le polveri, è quello che ho usato oggi, le polveri sono strasetose, il bronzer ha un colore bellissimo, perfettamente nero. Qui abbiamo la banana powder che è veramente bellissima e abbiamo un illuminante che è un gold super riflettente. Costa, mi sembra di averla pagata 13 o 14 euro. Sapete che nel mio video low cost deve essere tutto sotto i 15 euro. Guardate la bellezza, come sono setose le polveri. Mi piace moltissimo, anche in previsione se mai ci saranno delle vacanze, eccetera. Questo qua, è, secondo me, è un trio viso veramente consigliato, quindi top. Poi. Andiamo a una cosa che avete visto nel tutorial che ho fatto con voi. Se non l'avete visto, ve lo lascio qua nelle schede. Il tutorial dove abbiamo provato novità low cost, tra cui e.l.f. Delle due palettine, questa è la mia preferita, che è la Chocolate Mint. L'avete vista in action, quindi non mi voglio soffermare.
L'abbinamento del marrone col menta mi piace da morire, dura tutto il giorno, costa niente, si sfuma bene, è veramente una mini palettina goduriosa e quindi andava assolutamente messa, secondo me, nei top del mese, low cost, del periodo, insomma. E sempre di Elf, assolutamente adoro la Aloe Glow Setting Powder. È una cipria che setta ma senza diventare troppo matte. Non è luminosa, non è glitterata, è radiosa. È super micronizzata. L'unica cosa, se avete la pelle mista come me, non usatela come setting perché sennò poi vi lucidate. Io setto con la mia cipria e poi uso questa per la buffing technique, come finishing powder. E mi dà questo aspetto alla pelle più leggero, più luminoso. Mi piace moltissimo, nel colore light. Poi andiamo verso la skincare. Allora, tutti sapete, perché me ne ho parlato fino al disgusto, di quanto io adori la Super Fresh, il Super Fresh Gel Moisturizer di YesTwo linea Watermelon. È una jelly super idratante antiossidante con un profumo di watermelon da svenire. L'ho usata tutta l'estate, mi piace da matti, ha un inci perfetto, proprio una bella formula e mi piace da matti, specialmente col caldo. Ho comprato il Super Fresh Facial Cleanser, tra l'altro anche questo naturale al 96% come questo. Ma la bellezza di questo gel, è un gel trasparente con un profumo di watermelon da svenire. Ma man mano che lo lavorate si gonfia in questa sorta di crema mousse che è come se prendesse texture, densità, lascia la pelle super fresca, super profumata, idratata ma non seccata, ma bello, belli anche insieme. Bella linea, top. Poi dove andiamo? Andiamo a questo. Allora, questa mascara mi era piaciuta all'inizio, ma secondo me dà del suo meglio dopo circa 2 settimane dall'apertura. È una novità di Revolution, si chiama Lift and Define 5D Lashes. Quando ve l'ho messo su Instagram mi avete detto tutti: Giulia, dov'è? Giulia, dove lo trovo? Perché in effetti fa un bellissimo effetto. È quello che ho su in questo momento. È un mascara che dà una lunghezza panoramica incredibile. Volume poco, lunghezza tanta. Vedete? Ha proprio questo effetto. A me piace da matti e loro dicono che infatti dà lunghezza, lift, define, stretch and volume. Volume non sono d'accordo, ma lunghezza, lift e definizione assolutamente sì. Viene definito instant lash effect, è nerissimo e mi piace da matti. Unica cosa è un mascara che va lavorato, ha questo bellissimo scovolino e voi lo lavorate via via, proprio viene questo bel effetto lungo, aperto. Per quello che costa è assolutamente un sì, mi è piaciuto molto. E se parliamo invece di volume drammatico, allora, tutti sanno che a me piace l'On The Rise di NYX, ma di recente è uscito il Lash Booster Primer On The Rise. Infatti l'ho comprato, li ho provati insieme, mi sembra sempre, o in diretta in un video con voi, quindi l'avete visto in action. È un primer nero. Ragazzi, ho delle ciglia che questi due insieme, boom, esattamente l'opposto dell'altro. Super volume drammatico e anche una bella curvatura, quindi ve li consiglio. Per chi invece volesse un mascara Bordeaux, ne ho trovato uno che è straordinario. È di Wake Up Cosmetics ed è il Volume Up nel colore 02 Burgundy. Allora, io adoro il Volume Up. Per me questo mascara fa le ciglia voluminose e fluffy da morire. Ve l'ho mostrato mille volte su Instagram, nero, stupendo. Ma il Borgogna è la beltade. È stupendo, è proprio il vero Borgogna, che non è viola, ma è Borgogna. Bello, e poi bello colorato, volumizzato. Wow. Poi, allora, vabbè, devo parlarvene ancora perché vi ho annoiato. L'Oreal Age Perfect Radiance Foundation mi piace da morire, io lo uso nel colore 130, mi dura, mi leviga, mi copre, bellissimo fondotinta anti-age, mi piace da morire. E di recente ho comprato il suo correttore, ricomprato, l'Age Perfect Radiance Concealer. Allora, è un correttore, io lo uso nel colore light 01. È un correttore poco coprente, è un correttore illuminante, è quello che ho su nel contorno occhi, ma poi ci ho messo su delle cipre, ho fatto degli esperimenti, quindi ok. Non è adatto se volete coprire, ma se volete dare un aspetto defaticato, radioso, che non segna e che anzi dà più freschezza al contorno occhi, specialmente su un contorno occhi immaturo, secondo me questo vi può piacere molto, perché è esattamente quel correttore che dà luminosità, una coprenza leggera e illumina. Quindi sicuramente una bella combo col suo fondotinta che invece... Allora, so che Andedda l'ha fatto impazzire l'internet e io non mi fidavo molto, ma mi devo ricredere. Il The Marshmallow Primer di NYX mi piace moltissimo. Ha una texture proprio fouetté, questo profumo di marshmallow alla stesura, e ha questo effetto levigante ma idratante allo stesso tempo. Mi piace moltissimo. E se cercate
un primer che abbia un effetto idratante, levigante e anche grip sul make-up, perché in effetti fa durare di più il trucco, è anche proprio bello e piacevole da stendere. Io questo mi sento assolutamente di consigliarvelo, tra l'altro c'è anche la taglia piccola, quindi se lo volete provare senza il full size può essere una buona occasione. Poi, questo l'ho scoperto grazie a voi nel video dove mi truccavo con i prodotti scelti da voi. È il The Blush di Mina nel colore 101. È quello che ho in questo momento. Io mi sono innamorata talmente tanto della formula di questi blush che ne ho comprati altri due, che però sono là. E allora, questo è il pesca rosato perfetto. Matte, sottile, leviga la grana della pelle, dura tutto il giorno, è pigmentato ma sfumabile. Ma che belli sono! Sono già a quota 3. Si stende con qualsiasi pennello, cioè proprio dà questo effetto come fresco alle guance, proprio questo effetto freschezza, è bello, il 101 è perfetto per tutti gli incarnati, veramente per tutti i trucchi, cioè lo mettete con qualsiasi cosa, bello, bellissimo. Poi, blush questa volta in crema e anche questo lo abbiamo usato insieme nel tutorial. Elf Putty Blush, ma che belli sono, li preferisco perfino a quelli di NARS. Ha questa texture proprio fouetté, matte, che si sfuma in questa pasta che diventa quasi levigante sulla pelle, facile da applicare con la sponge e col pennello. Hanno fatto veramente un ottimo lavoro secondo me di Elf, e ne comprerò altri sicuramente. Poi, sempre di Elf, Elf ha fatto una strage in questo periodo, ma che bello è questo. Questo è il Ride or Die Lip Balm nel colore Talk Cookie. Allora, io ve lo vorrei mostrare perché è un lip balm colorato, ma che dà un effetto molto particolare, molto bello. Sembra quasi un po' l'Anolips in versione colorata e low cost, che permette quindi un risultato, ve lo mostro. Poi anche il colore mi fa impazzire. È il nude, dovete schiacciare molto come l'Anolips o come il Dr. Lip perché è denso. Guardate che bello, guardate che roba. No, cioè la bellezza, è uno specchio idratante, morbido, ma bello. Bello, 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 bello e non costa niente. Colore appunto Talk Cookie. Bello. Poi poi ho trovato delle matite occhi low cost pastello molto carine. Sono quelle di Beauty Bay. Ne ho comprate due. Ho comprato la Minted e la Blue Sky. Io adoro le matite pastello di Inglot, ma low cost, guardate che bella questa, proprio azzurro puffo e si vede anche nella rima interna. E anche la Minted è molto difficile trovare matite proprio color latte menta, menta Tiffany. Belle, scriventi, si fissano abbastanza bene, costano niente, assolutamente consigliate. Poi ho trovato una chicca, ve la tengo per ultima perché sono veramente fiera. Poi, velocemente perché ve ne ho già parlato, io lo sto usando tutti i giorni. Questo qua è della Bauer e va a pile ed è per la detersione, ma che non ha una frizione tale da dar fastidio a una pelle sensibile come la mia. Ha due velocità, uno e la due che va più veloce, basta schiacciare una volta. E vedo veramente che la pelle è più pulita e mi piace molto perché non arrossa e non sensibilizza. Poi si può cambiare la testina e l'ho pagato mi sembra 20 euro. E è stato studiato e dimostrato che pulisce la pelle 4 volte più a fondo che con la detrazione manuale. Mi piace molto e lo uso molto volentieri. Poi vi ho trovato un blush bellissimo. Ha quasi l'effetto della pelle baciata dal sole dopo una giornata al mare. Io conoscevo già questa linea, ma non questo colore. Physician Formula Butter Blush. Il colore è Copper Cabana. Allora, a parte il profumo che ti senti male. Ma il colore, cioè è una roba da questo effetto quasi biscottato, leggermente luminoso. Sembra che vi siate abbronzati il giorno prima. È di una bellezza e non enfatizza i pori dilatati o la grana della pelle, perché non è glitterato, non è metallizzato, è radioso. È un blush stupendo, stupendo, contentissima di averlo preso. Poi Revlon Ultra HD Matte Lip Mousse.
Questo è il dupe perfetto dei matte, di questi qua, effetto polveroso di MAC, di cui mi scordo in questo momento il colore, il nome. Questo colore è il mio preferito ed è l'825 Spice Epice. Bellezza, un rosa cipria sporco, effetto labbra di polvere. Non sono transfer o niente, proprio come quello di MAC. Ma io direi che togliamo il lip balm e ve lo metto e ve lo faccio vedere, dai. Mi raccomando, il lip balm, essendo molto denso, non mettetene troppo, sennò vi fa un po' la pappetta, ma è bellissimo. Allora, dovete vedere la bellezza di questo. Quando trovo queste chicche low cost mi gaso da matti. Avevo lo Scottex ma l'ho perso, non ce l'ho in tasca. Non ce l'ho più in tasca, ce l'ho per terra. Vabbè. Ok, guardate che bello. Oh! Sembra il nuovo di NARS, quello di MAC, però low cost. Il colore, perfezione. Ovvio, il mio gusto. Sono tenorissimo. Però... Ma la bellezza. Top. Poi andiamo verso la skincare. Vi ho trovato due prodotti veramente eccezionali, specialmente per il prezzo. Li ho comprati a caso perché erano nella sezione novità di Lookfantastic. E sono di True Skincare ed è un brand che punta alla naturalità dei prodotti, quindi sono assolutamente dei prodotti naturali. Di un brand British e ho comprato due prodotti, ma ne comprerò altri. Allora, il primo che ho preso e testato è il l'Hydrating Blossom and Pine Toner 75 ml, pack di vetro, bellissimo. Allora, dov'è? Eccolo qua. Questo qua ha inci semplici, ricchissimo di glicerina, neroli, pino, salvia sclarea, acido salicilico, boh, leggero, semplice, tra l'altro diversi attivi organici, e ci sono organici biologici. Allora, sembra completamente liquido, ma io lo applico con le mani e man mano che lo presso nella pelle è come se acquisisse quasi sostanza. Sentite la componente di glicerina presente e ha un effetto quasi plumping sulla pelle. È un tonico stupendo. E il siero della stessa linea, Radiance Renewal Vitamin C Serum con il 10% di vitamina C stabilizzata, e anche qua pino, sea buckthorn, rosemary, acido salicilico, una serie infinita di estratti, ylang ylang, cedarwood, mandarino, rosemary, vitamina E. Allora, pack bellissimo, è una texture completamente diversa da quella che vi aspettereste perché sembra come un latte, vedete? E l'unica cosa che non amo di questo prodotto è l'odore, perché sa come di erbaceo, ma va via proprio appena iniziate a massaggiarlo. Anche qua acquisisce struttura, sentite quasi la componente oleosa, e anche qua la pelle diventa luminosa e... Ma che belli, ma costano pochissimo, ma belli, belli. E veloce menzione, perché se lo merita, anche di questo vi ho già parlato, il Fade Out Advanced Eye Defense Cream SPF 25. A maggior ragione adesso che sta venendo il sole, caldo estate, almeno si spera, perché da me piove da non so quanto. E questo qua è ricchissimoissimo di niacinamide, proprio trattamento attivo con acido ialuronico, peptidi, niacinamide e filtro solare. Ottima base trucco quotidiana, ottimo contorno occhi low cost, quindi ve lo dovevo assolutamente segnalare. Poi vi ho detto che c'è un prodotto per il corpo. Questo è di Frank Body, si chiama Perky Sculpting Body Hydrator. Vi garantisco che vuole essere, secondo me, un dupe della Sol de Janeiro. E ci riesce. È un prodotto stupendo, contiene caffeina, è ricchissimo di caffeina, come tutta la linea Frank Body, diverse forme di caffeina. Poi contiene açaí, burro di karité. Dov'è l'inci? L'ho perso, eccolo qua. Poi contiene... Glicerina, burro di cacao, poi contiene appunto açaí, coffee arabica in olio, bla 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 bla, eccetera eccetera, e poi una serie di estratti, totale naturale al 93%. Ha una texture in burro tipo fouetté, è un burro sodo ma tipo marshmalloso allo stesso tempo, con un profumo che...
E si mette sui chapette, ma anche su tutto il resto del corpo tranquillamente. Sì, Giulia, prendi un po' di più. Idrata, ma non unge, cioè è riuscita a lavorarlo e lascia la pelle proprio compatta, profumata. È fighissimo. E tra l'altro, una volta poi buttato, si può lavare. Avete la cup per voi da coffee. Pagato pochissimo, mi sembra 13 euro per un formato così gigantesco. E questo profumo è una componente attiva. E ragazzi, bello, bello, bello. La crema per il culetto non l'avevo mai comprata, cioè specificatamente per il culetto, ma poi c'è scritto che si può mettere anche insomma in tutto il resto del corpo. Bella, 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 consigliatissima. Idratante davvero. Bello, bel prodotto. Poi... ah, scusatemi, ma ci vogliamo dimenticare di lei? La spugna dei miracoli, sono innamorata di questa. Non ho mai provato una blender come questa. Cioè, voi la mettete e sembra di mettere una nuvoletta di marshmallow sul viso. È fantastica. Jess Up, ve ne avevo già parlato, ma volevo ridarle una mention. Io non ho mai provato una roba del genere. Allora. Poi. Allora. Ho comprato le nuove Garnier Skin Active Hyaluronic Acid Plus Watermelon. Allora, maschere da 5 minuti. Contiene ben l'1% di sodio ialuronato, cioè ialuronico, che è tantissimo. E infatti ve lo dicono che può essere un po' sticky e appiccicosa. Dunque, io l'ho messa. Pelle bellissima, però dico, mamma mia, ma cos'ho la colla in faccia. Però, ho massaggiato tutto il siero. C'è un segreto per farla funzionare. Perché se no vi sciacquate la faccia, togliete tutto, come non farlo? Dovete aspettare una decina, all'inizio è fastidioso, ve lo dico già, ma se superate la decina di minuti in cui poi si è quasi del tutto assorbita, la appiccicosità va quasi via, ci mettete la vostra skincare, la pelle fa veramente una gran maschera low cost. Bisogna però farla con un po' d'attenzione, magari non prima di uscire, insomma tipo la sera, però costa niente, è veramente, vedete proprio l'effetto antiossidante, illuminante e plumping di acido ialuronico e watermelon, unica cosa appiccicosa, quindi c'è da aspettare. Poi, scoperta grazie a voi nella diretta su Instagram più fail della storia, non andava dritto una, abbiamo riso come i pazzi su Instagram, ma alla fine lei è riuscita a salvare persino il peggior ombretto liquido duo che ho mai provato nella mia vita, trovate la diretta salvata. Questa qua è una novità di Hair Revolution e la palette si chiama Latte. Bellissima questa palette, avete presente? Bellissima, sembra una palette high end, matte, scriventi, setosi, metallici da UFO, la vedete proprio in action in quel video su Instagram. È veramente una bellissima palette. Io non amavo troppo Hair Revolution, trovo che abbiano fatto proprio un passo in avanti gigantesco come formula e ne voglio assolutamente provare altre di queste. Poi abbiamo quasi finito. No, su di questo devo testarlo meglio, poi voglio dire delle cose. Questo non c'entra, questo non c'entra. Questo, bellissimo. Questo qua è di Revolution, però è del Goddess Glow Fixing Spray con niacinamide e cucumber extract. È uno spray fissante del make-up che dà una luce bellissima senza ungere la pelle. Guardate che bello. Super micronizzato con un profumo che vi sentite male. Sembra di stendere un profumo da persona, a me non dà fastidio, quindi ok. E anche questa componente attiva e dà questo glow senza ungere. È veramente un gran setting spray, questo qua, per quanto mi riguarda. Ultime due cose. Vi ho trovato una sorta di dupe del mio adorato lip glow di Dior. Questo è di Catrice ed è il Volumizing Tint and Glow Lip Booster Plump and Glow. Lo dovete vedere. Ve lo devo mostrare, non resisto. Però sapete quanto io adoro il Lip Maximizer di Dior? Sono anni che ve ne parlo, anni. Ecco, questo tinge ancora leggermente di più e ha questo effetto con le labbra che sembrano... No, dovete vederlo, dovete vedere la bellezza di questo prodotto di Catrice. Geni chi lo ha fatto, guardate. Ha questo effetto super specchiato, leggermente rosato. Da un volume ottico e anche, secondo me, dato dal mentolo contenuto. C'è il mentolo? Io lo sento comunque. Sì, sì, c'è. Sicuro. Ho comunque un derivato perché lo sento. Guardate che roba. Queste labbra rosse, senti tutto il mentolino freschino. E ho proprio un effetto ottico di aumento di volume quando lo indosso. Perché senti le labbra leggermente mentoline. Pizzichine leggermente, niente di fastidioso perché io non li sopporto. E con questo rosato bellissimo, ma wow, wow, stupendo.
E l'ultimo prodotto, che è la chicca, che vi ho tenuto per l'ultimo. Sono anni che mi chiedete di trovarvi un prodotto come questo. Io purtroppo non lo trovavo, purtroppo. Vi ho trovato finalmente una matita nera low cost che compete davvero con le migliori high end. Finalmente l'ho trovata. Lotti London AM 2PM. Innanzitutto è nera da far schifo, tanto che è nera, ok? E ragazzi, ho fatto tight line superiore, cioè una passata un secondo e avete subito visivamente l'arcata sopraccigliare nera. Guardate, cioè, guardate la bellezza e la scrivenza di questa matita. Cioè guardate quanto è nera e quanto è scrivente. Cioè io la metto nella rima superiore in un secondo. Guarda che roba! Rima interna, rima esterna, dura benissimo. Questa è una gran matita low cost. Finalmente l'ho trovata. Yes. Bene, queste erano le mie scoperte low cost. Sono molto, molto fiera. C'erano tanti prodotti perché è tanto che non giravo il video. Non vi preoccupate che arriveranno anche le scoperte Amazon, perché ci sono anche quelle. Tutto mentolino. Io spero di cuore che il video vi sia piaciuto e mi raccomando, nei commenti fatemi sapere se avete scoperto voi delle cose low cost che io non conosco e che devo assolutamente testare e comprare, perché sapete che a me piace da matti scoprire delle chicche low cost. Io spero di cuore che il video vi sia piaciuto, vi mando un bacione grandissimo e al prossimo video.